Amici telespettatori, benvenuti a questa nuova puntata di Ovo Sapiens. Ovo Sapiens, un contenitore nel quale di volta in volta invitiamo persone e associazioni per parlarci di cultura e oggi abbiamo un regista di eccezione che ce lo presenta Daniela. Sì, certo, salve a tutti. L'ospite di oggi si chiama Alessandro Porzio, ha 24 anni e vive a Roma, è il regista cinematografico. Perfetto, Alessandro, benvenuto. Salve. Allora, Alessandro, così giovane e già diversi lavori prodotti, vero? Sì. Tra, tra cui un film, diversi corti e dei videoclip. Giovane, 24 anni, 24 anni siamo giovani. E allora mi devo correggere, giovanissimo. No. <ride> Va bene, sì. Noi oggi parleremo di cinema e non saremo da soli in questo vero. Danier. No Silvio, certo come sempre abbiamo il nostro esperto direttamente da Hollywood, Fabio alla Colonna, il nostro esperto cinematografico. Ah, ah Salve ecco. Tateo, salve eh. Tateo. Sì, perché lei è anche esperto cinematografico, vero? Eh certo, Tateo, vede dove mi trovo oggi. Quindi si vede, Lui, si trova direttamente sì. da Hollywood, vero? Sì, 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 e valutavo varie cose nel settore del cinema, per esempio i sensi. I sensi, e che c'è nei sensi? I sensi, Tateo, lei sa i sensi, i cinque sensi, no? Sì udito, la vista. E così via dicendo. Con eh c'è cioè, il sesto senso, Tateo. È vero, qual è questo eh, sesto senso? È quello che ha avuto Bruce Willis nel film Il sesto senso. Ah, e quale sarebbe il sesto senso che lei ha intuito? 100 milioni, Tateo. 100 milioni di dollari ci guardali. È quello il sesto senso che consiglio anche al suoi ospiti di oggi. <ride> certo, Bruce Willis voglio dire: eh, lavora su altri livelli. Invece, quando si comincia, io penso che questi 100 milioni. Di euro o di sono, dollari si possono solo sognare, vero? Sì, specie se sono di dollari. <ride> Perché poi l'euro. No, eh sì, effettivamente il cinema costa, no? E costa anche all'inizio e non è semplice. Mm -hmm. Senti, um, io volevo iniziare subito con una domanda particolare. Uh, per un giovane il mondo dell'arte prevede un cammino lungo e complesso. Quali sono le difficoltà maggiori che un giovane incontra a Bari? A Bari a Bari per dire nella nostra terra. Ah, ok. Eh, vabbè, ci, ci sono due tipo: secondo me ci sono due, due modalità che dobbiamo però differenziare. Perché Perfetto. Eh, quando tu che ne so, cominci a camminare, no? a percorrere una determinata strada, che può essere quella dell'arte, in questo caso, devi essere innanzitutto cosciente se puoi percorrerla se è la tua strada quindi devi subito capirlo e, e tentare di, di farti da parte se non sei in grado perché se non sei in grado poi sei tu sì, il primo certo. a capire. intraprendi un percorso e, non sbocco e quindi questo è difficile ovunque però ci vuole un po' di uh, umiltà secondo me nel, nel saper dire no, io questa cosa non so farla e quindi smettere per quanto riguarda le problematiche della Puglia Bah, ma credo che comunque la, la Puglia ora si sta un po' alzando, credo sia la seconda o la terza film commission più importante d'Italia uh -huh. con più fondi e quindi forse um, il problema che ha la Puglia a livello cinematografico sono uh, il poco appoggio delle microimprese, ecco. Uh, si, vengono, molti più fi vengono finanziati film con grossi budget. E, e poi insomma, lavori con, con piccole somme vengono tralasciati a se stessi ecco. Uh -huh. ecco qua forse qual è il problema della Puglia che ha subito cominciato Quindi a... Si investe a, nei grandi No, ma è, di meno. il problema è che da essere un, che ne so, una regione, un luogo in cui il cinema era solamente di passaggio ora che, lo sta, che sta diventando un punto fermo del cinema italiano eh, da da valore solamente alle grandi cose ecco a, a, è già diventata grande la Puglia per quanto riguarda la mm. cultura cinematografica però deve secondo me guardare anche quello che c'è sotto i film a budget da 9-8 milioni di euro okay. c'è un altro cinema lì sotto ecco. che, che sicuramente ha tanto da dire anche perché secondo me ha di più da dire che è quello voglio dire che uh, poi uh, come dire, è il cinema al quale tu ti rivolgi, no? Sì, è, è il cinema al, a, al quale un po', un po' tutti i ragazzi della mia età si rivolgono. Stiamo vedendo Non Te Ne Andare, Vagina, questi sono alcuni dei tuoi prodotti, vero? Sì. Parlaci <ride> un pochettino di loro. Eh, vabbè, Non Te Ne Andare è un lungo che ho scritto a 22 anni e ho girato due anni fa. Uh -huh. è, un film indipendente, un film che. Ha visto crescere tante personalità, ha visto gente avvicinarsi a questo mondo, un film premiato, un film che un, un drammatico e un film che mi ha fatto crescere. Mentre per quanto riguarda Vagina, Vagina è, è un cortometraggio, eh, una sfida, ecco, un una, una bella opportunità che abbiamo avuto tutti con delle attrici preparatissime e bravissime eh, ed è di pochi giorni un traguardo importante eh, in selezione allo Shanghai Film Festival che è il, cinema, beh, il festival più importante dell'Asia tra le dieci migliori opere. Ah, Quindi complimenti allora. Sì, eh, eh, praticamente sono rimasto un po' scioccato quando l'ho saputo. E anche eravamo entrati fuori concorso a Cannes, però questa cosa forse non dovevo dirla. Ah, no, hai fatto... Eh, hai solo fatto che molto per, problemi, per problemi ora produttivi di quello che ci stava dietro a livello economico non, non abbiamo potuto iscriverlo. Perfetto. Senti, uh, invece Vagina. Affrontiamo bene questo, che è stato uh, sostanzialmente il tuo ultimo lavoro. Sì, è, appunto, Vagina era in concorso. È quello là che. No, dico, uh, affrontiamolo dal punto di vista uh, artistico e affrontiamolo soprattutto dal punto di vista uh, contenutistico. Sì, no, Vagina parla di tre donne all'inizio degli anni Sessanta che si incontrano in una sala d'attesa di un uh, ginecologo, uh -huh. tre donne completamente diverse tra di loro. E, e prendono così a, a dialogare, Vagina dura 25 minuti uh -huh. e, ed è un po' il, il ritratto della donna secondo me, ecco, a me servivano quegli anni, servivano quei colori, servivano quegli abiti per uh, farle dialogare in quel modo, perché poi è il modo che Vagina usa. Senti ti volevo chiedere un'altra cosa uh, perché prima ovviamente uh, parlavamo anche di budget e non solo quando si produce un film e uh, non ci sono i fondi quindi io immagino quando si è agli inizi quindi uh, mi metto nei tuoi panni all'inizio quando hai uh, deciso di intraprendere questa strada come si fa a mettere insieme una squadra composta da tecnici cameraman, attori cioè ci si affida solo alle conoscenze, agli amici o comunque si riescono a coinvolgere i professionisti? Ma, mm, il film è, è stato realizzato, metà del cast erano dei professionisti, eh, anche lo stesso Vagina eh, sono de, è, è, un, è, è un prodotto filmico realizzato da professionisti. Ora bisogna vedere professionisti se dobbiamo catalogare l'Italia in base ecco, all'esperienza o in Italia. Sì. O alla bravura, sì, sì, no? io facevo riferimento ovviamente uh, all'esperienza perché immagino che a livello di bravura di professionisti ce ne siano veramente molti Sì. No, c'era um, un l'operatore di Vagina è stato uno degli operatori di Abemus Papam di Nanni Moretti l'ultimo eh, lavoro di sì, Nanni Moretti anche il direttore della fotografia Dario Di Mella so che oltre ai lavori che fa con me fa anche tanto tanti altri fantastici lavori, quindi... E poi gli attori, che per me sono la parte fondamentale del cinema, e sono tutti ragazzi, uomini, donne... E proprio parlando di attori, in Non te ne andare c'è stato un ragazzino che mi ha colpito tantissimo. Claudio, è premiato al Torpea Film Festival come miglior attore, protagonista, con... Come... cioè, è un ragazzino che già conoscevi o comunque si è presentato ai casting... No, Claudio è stato l'ultimo bambino che abbiamo visto i casting. Io non, non c'ero quando sono stati fatti questi casting, ero a Roma. Poi l'ho incontrato insieme a, ai suoi genitori, insieme alle, alle persone che avevano fatto i casting. E quando poi l'ho visto mi ha veramente colpito, ma non, non tanto per il suo aspetto fisico, perché per me Loris poteva avere qualsiasi tipo di viso. Mm -hmm. Però per il fatto che lui, quando io sono, sono arrivato, mi ha detto se dobbiamo, cioè se vuoi parlare con me dobbiamo essere amici, quindi siamo amici, gli ho detto sì e quindi da quel giorno <ride> eh, è stata una cosa naturale più che altro. Io credo che incombe ancora il collegamento là con Hollywood devi sapere Alessandro, noi ci colleghiamo con Hollywood non è da poco Tateo, Tateo, sì, stavo sì. meditando, meditando per un soggetto che possa, non so, ci possa coinvolgere con l'amico regista lei che ne pensa? Sì, perché lei anche scrive sceneggiature, vero? Beh, sicuramente, però in questo momento non mi viene l'idea <ride> cioè, sentendo cioè. prima il, il suo film Vagina Adesso pensavo per noi due, chissà cosa ci possiamo studiare, Tattio, le viene qualche idea? No, no, io già ho capito dove lei vuole andare a parare, professore, quindi io ritornerei in studio e ovviamente lascerei in sospeso il discorso.